Raga, buongiorno. Sbaracchiamo, dai, cerchiamo di sembrare un po' meno barboni di quanto non siamo già. C'è molto più traffico, di lunedì. Sono super mattiniero oggi. Terzo giorno che sono qui in aeroporto. Io ho fatto veramente tutto quello che dovevo fare, anche di più forse. Ok ragazzi, sono ufficialmente per lasciare l'aeroporto. Dai raga, dobbiamo arrivare a sto capo nord, basta. Oh yes, oh yes. Tiriamoli giù sti chilometri. Tiriamoli giù, 229. Raga, 4 km di salita al 7%. Ma lo sapevo, era una novità. Da qua a Capo Nord sarà tosta. Allora, adesso in teoria ci dovrebbe essere una discesella e poi un'altra salita. Allora, mi sto rendendo conto che non sto filmando un tubo, perché ho messo la reflex incastrata qua in mezzo al telaio. Dopo vi spiegherò il perché. Ho dovuto metterla lì. Ed è il perché tra poco dovrò svuotare tutto questo cestino. E arrivano subito gli anni d'oro, Oh yes! Ah. Raga! Siamo in punta però, E lì c'è pure un tavolo. Non so cosa fare, non so se mangiare o da andare avanti. No, dai, raga, mangiamo qua. Molto, molto buono. Mi metterei a dormire. C'è esattamente quella temperatura che c'è. Avete presente tipo quando sei sul treno, sull'autobus? Ma tipo ottobre, fine ottobre, in una giornata di sole come questa, che comunque fuori fa freddo, ma dentro l'autobus hai quel sole che ti colpisce, che ti riscalda, e sei lì un po' assonnato, appoggi la testa al vetro e bon, ciao, collassi. E adesso il mio vetro è questo tavolo, quindi io non devo assolutamente appoggiare la testa al tavolo, perché sennò, raga, ci rimango secco. Raga, non ho idea di che ore siano e non me ne strafotte una minchia. Ho solamente voglia di andare, di pedalare, di ascoltare podcast. Ah, ecco, fermi. Stamattina, appena partito, ho notato che il carico qua davanti continuava a toccare la ruota. Guardate quanto sfiora qua. Ed erano già un po' di giorni che iniziavo a vedere il cestino tutto sformato. Il problema è questo. Una delle due staffe si è totalmente spaccata. Vedete? E questo è il motivo per cui ho alleggerito il più possibile nel cestino qua davanti. E tipo la fotocamera l'ho dovuta mettere qua in mezzo. Vabbè, comunque sia, raga, è ora di andare. Io ripeto, non so che ore siano. So solo che ci sono almeno ancora 50 km da fare per arrivare a Skiden. Raga, andiamo. Figurati se non dovevo beccare la pioggia quando ero in mezzo al nulla. Vabbè. Comunque questa è la situazione che c'è qua avanti. Niente, zero alberi, sembra una strada che porta a boh nel deserto. E in realtà siamo quasi al punto più a nord d'Europa. Piove, ma non fa freddo. Ci sta, dai raga, questo tempo così nordico è da un po' che non lo si vedeva, Guardate che bello il panorama qua. Ci sono le renne, prima ne avevo visto un sacco, ce ne saranno state 6 o 7 dentro un laghetto grosso così, che era spettacolo, raga. Tipo, cioè, ma voi ci invitereste qua? Questa sì che è una bella vastità di nulla.
Allora, raga, è vero che in sta zona non c'è assolutamente niente, ma qualche avamposto umano tutto sommato c'è. Questo qua devo dire che è uno dei più grandi, eh. Immaginate le persone che vivono qua. Io non ci vivrei. Cazzo, non c'è niente. Ma anche se sei nato nel paesello più inculato d'Italia, cioè non sei così solo. Tutto sommato 40, 50, 100 chilometri massimo di distanza c'è una città grossa tipo Torino, Milano. Qua cazzo, raga, 60 chilometri da qua, no, ormai 70, c'è Alta. Cioè che probabilmente vai ad Alta per prendere un aereo, per andare da qualche altra parte, ma immaginate qui d'inverno. Cosa fai? Magari un anno te lo puoi fare, cioè proprio isolamento, ma cazzo, ma viverci? No, no, raga. Il migliore amico di un bambino qua potrebbe essere, non so, quella betulla lì, la renna. Sto andando in botta. 500, 2, 1... 4000 km fa, raga. Eravamo nel centro di Arbon. Io e Sara eravamo appena usciti dal comprare tipo delle brioche. Beh, queste qua sono vaniglia. Gustiamoci questa roba. Allora, esattamente cos'è che c'è dentro? Crema. Ok. Minga, senti che roba. Vabbè, se vuoi anche la tua. Tu. Raga, comunque quella lì avanti è l'ultima fatica di oggi. Quella salita, poi si scende, arriviamo a schibidibidibidi. Raga, intravedo delle luci laggiù, al fondo della strada. Madonna, sono cotto. Cacchiarola. Era abbastanza tosta come tappa oggi, eh. Sì, sì, è schibidibidi. Ci siamo, troviamo un posto per la tenda adesso. Oh, oh, oh. Non male. 157? Bene, bene, bene. Domani scendiamo sotto i 100, eh. Schibidibidi. Skydi. Guarda che bello che è comunque. Ed è pieno di luci anche nei boschi. Ci sono case sparse un po' ovunque. C'è proprio un paese giardino. Giardino. Paese bosco. Bosco. Ok, questa è la situazione. Allora, qua oltretutto ci sarebbe anche un hotel, ma... Beh, comunque sì, andiamo a vedere là dietro. Allora, fermiamoci un secondo, guardiamo un attimo su Google Maps. Cerchiamo un posto qua che faccia abbastanza schifo, ma che non desti troppo sospetto. Allora, mi faccio un giro e ci risentiamo tra un attimo. Raga, che grande! La vedete quella macchina che sta andando via? È il proprietario di questa zona qua, che mi ha visto ed è venuto qua a dirmi che il posto era suo, sarebbe arrivato con un grosso camper e tutto, e che quindi che se si trovava un altro posto. Poi a un certo punto mi fa: ma quando è che tu andresti via? Ho detto: beh, domani mattina. Mi fa: ah, senti, allora, tanto io il camper non lo porto domani mattina, quindi stai all'asciutto stanotte, mettiti sotto il tetto. Raga, che stile, gentilissimo, super super super. Dormo più tranquillo, da un lato. Sì, sono abusivo, però... cioè, anzi no, in realtà no, raga, perché ho il consenso dei proprietari, quindi... vabbè, raga, comunque vedete che fuori è già buio. Che poi schibidi, cacchio, la canzone è quella dei Little Big. Beh, questa è la situazione. Raga, io vi saluto qua, buonanotte, ci vediamo domani. Ciao!
Buongiorno gente, buondì, che bello dormire in modo legale. Allora, stiamo lasciando Skibidi e adesso stiamo andando verso un altro paese chiamato Oldfjord. Lì ci dovrebbe essere tipo un supermarket, ma di quelli scrausi, però va bene, perché devo riempire l'acqua. E poi ci fermiamo per mangiare e poi ripartiamo tutto lungo la costa. Oggi le previsioni mettevano sole pieno già dalla mattina, però va bene perché non piove. E sono le, dai, così vi do tutte le informazioni che volete. Tardissimo, sono le 9.38. Raga, sono un coglione. Sono arrivato in punta alla salita per accorgermi che mi sono dimenticato il polarizzatore della fotocamera giù dove ho dormito. E adesso... no, dai, raga, torniamo a prenderlo. Ok, rieccoci qua. Guardalo lì. Ma come si fa a essere così coglioni? Questo filtro qua è troppo importante. Non perché costi miliardi, però è un polarizzatore, raga, qui stravolge le foto. Suonerà come un déjà vu questa roba qua, raga. Quindi buongiorno, ora possiamo partire veramente. Bene, eccoci nuovamente qua. Sì, ci ho messo mezz'ora. Ah, raga, però adesso le voglio fare la foto. Se lo merita, quella cascata lì. Raga, guardate che posto figo. Non pensavo si aprisse così in due la cascata. E c'è sto masso qua in mezzo che è strabello. Direi che è il caso di ripartire. Quindi andiamo perché abbiamo ancora 20 km da fare. Ok che sono abbastanza in discesa, però andiamo, va. A few moments later. Oh, raga, siamo arrivati a Oldfjord e ho trovato pure il supermercatino, questo qua. Quindi adesso andiamo dentro, vediamo cosa hanno da mangiare. Giusto così perché da un po' che non spendo soldi. Poi andiamo nei bagni e ricarichiamo l'acqua perché sono veramente a secco. Cazzo. Ok. Beh, comunque vi dirò di più, raga. C'è pure il free wifi che prende da qua fuori. Two hours later. Ah, mi sono fermato un botto lì. Sono le 4:30. Ma la cosa bella è che è uscito il sole. Guardate che roba. Comunque lì fuori mi sono fermato a parlare con altri due ragazzi, anche loro con la bici, e anche loro stanno andando su a Capo Nord. Però loro erano arrivati parecchio dopo di me, quindi adesso erano ancora lì che mangiavano. Raga, abbiamo lasciato Oldfjord da poco, no? E poco dopo c'è un altro paese, non c'è niente qua. Però il nome mi è sempre rimasto in testa, perché si chiama Smorfjord. Smorfjord, credo si pronunci. Comunque la parola smor, raga, vuol dire burro. Quindi questo paese si chiama Fiordo di Burro, Fiordo del Burro.
aspettate che mi sposto un po' che mi ammazzano qua in mezzo alla strada. Stavo passando sotto sta roccia, no? Raga, ma cazzo è una faccia. Ma la vedete? Com'è che si chiama? Paridolia, mi pare. Comunque immaginavo fosse molto più brutta e impegnativa sta strada, eh. Bellissima, raga. Allora, c'è il lato di qua che ha sempre sti roccioni, tipo queste qua, spettacolari. A volte si formano proprio dei crepacci, quelle betulle in mezzo, il muschio. Non è chiusa le bici, ma non c'è la corsia per le bici. Che... ditemi, norvegesi, ma che cazzo ci avete per la testa? Cioè, 3 chilometri di tunnel, non vedo neanche iniziare lo spazio per la bici, inizia con una curva. E poi mi chiudete i tunnel da 200 metri con lo spazio per le bici. Ma... cioè, non so, forse avrei preferito continuare a passare sulla costa. Ma non c'è la strada, non c'è... Raga, ma che cos'è l'ingresso di un bunker? Non so se lo vedete, ma sopra la roccia è protetta da questo telo e l'acqua che filtra sgocciola su sto telo e fa dei rumori stranissimi. Cioè, dà l'idea che ci sia qualcuno che stia camminando sopra. Porca puttana, c'è acqua che filtra da tutte le parti. Mi ero fermato perché in silenzio si sentono mille rumori. Cos'è sto bordello? Volt 101, raga, adesso attenzione ai ratti radioattivi. È bella però la strada. Niente da dire, sicuramente molto scenica. C'è il Volt. Raga, era un fottuto Volt. Allora raga, la questione è, ma quanto siamo sulla luna? Comunque, l'area che avevo visto io è a 7 km ancora da qua, raga, non mi sto muovendo. Ma qua ce n'è una e ci sono anche due camper parcheggiati, quindi sto pensando di mettermi qua. E fanculo, voi che dite? Mi piacerebbe avere una risposta immediata da voi, però quando probabilmente sentirete questa domanda io sarò o già morto o non lo so. Vabbè, comunque, non è male come baia, eh. Io mi metterei qua. Ok, guardate qua che lusso. Io mi metto qua, proprio in mezzo al cazzo, come al solito. Vista camper. Sono passati mesi, ma sapevo che questo momento sarebbe arrivato. Raga, finalmente questa barra qua, che un tempo era un mio cavalletto che avevo precedentemente usato per riparare l'archetto della tenda, mi ritornerà utile per sistemare questo danno qua, non indifferente. Quindi adesso togliamone un pezzo. Allora, ciò di cui abbiamo bisogno è del Orsan, un corno baladoletto dalla punta arrotondata e un twining, un laidotteb di alluminio. Allora raga, adesso vi spiego un attimo come sarà l'operazione. Io voglio infilare il twining qua per tenere fermi i due pezzi e poi mettergli un bel po' di Orsan. Beh, ne vai su.
Guardate solo la precisione. Un lavoro degno di Olivero, questa roba qua. Non lo so, Olivero, te cosa dici? È un buon lavoro? Sicuramente no, ma non importa. Vi dirò, credo sia venuto meno merda di quello che temessi. Potrebbe funzionare, eh? Raga, andiamo in tenda a mangiare. Beh, che dite, raga, forse è il caso che dia una sistemata, eh? Anche perché sennò non ho posto per dormire. Comunque, io adesso mi mangio la pasta che avevo cucinato oggi, che non ha un aspetto molto invitante, ma chi se ne frega. Questa è la situazione fuori. Buonanotte e ci vediamo domani.